cordiale buongiorno da Vico del Gargano. Ci troviamo nel momento clou della festa, infatti adesso sta per uscire la processione dalla chiesa madre di Vico e questo è il 402esimo anniversario della festa di San Valentino. Parliamo un po' della storia di San Valentino. San Valentino per Vico diciamo è stato un santo nuovo, perché il vecchio santo di Vico del Gargano era San Oriberto, che capitava però nel mese di giugno. Questo santo fu cambiato perché in pratica capitava in un periodo estivo. Siccome la maggiore economia del tempo erano gli agrumi e le arance, quindi questo santo non proteggeva diciamo, le gelate che praticamente si avevano nei rigidi mesi invernali. Infatti molti documenti anche trovati dal sottoscritto testimoniano di molte gelate che si succedettero nella fine del Cinquecento, in particolare nel 1594 e nel 1606 e 1608, che gelarono tutti i prodotti agrumari. Per cui l'università del tempo, che in altro non era che il vecchio comune di una volta, era costretto a chiedere l'esenzione dalle gabelle, perché non era impossibilitato a pagare praticamente le tasse. Come potete vedere oggi c'è un mare di folla, ci sono tantissime persone, anche tantissimi turisti che sono venuti da fuori Vico. E anche la bellissima giornata che permette diciamo, questo afflusso di persone e di turisti venuti la maggior parte da fuori. Ma adesso staremo a vedere tutti quelli che sono gli eventi correlati a questa festa di San Valentino. Sicuramente una novità rispetto agli anni precedenti è il percorso degli innamorati, un percorso che praticamente percorre tutto il centro storico e ha delle varie tappe. Tra i tanti stand che ci sono oggi a San Valentino, uno stand sicuramente utile per gli assistiti della nostra ASL, vero dottor Canerozzi? Sì, diciamo non solo per gli assistiti ma anche per tutti quanti i cittadini, perché c'è questa fame di informazione, soprattutto da un punto di vista sociosanitario, su tutto il territorio, non solo sul nostro. E quindi questo stand oggi, questi giorni, è l'occasione per poter informare, per poter promuovere, perché l'ASL è impegnata su parecchi fronti, come per esempio gli screening per il tumore alla mammella, per il colon retto. E noi come distretto sociosanitario, ecco, oggi presentiamo anche questo progetto del valore del sorriso, che ci vede impegnati anche con un'associazione di clown terapia, il Cuore Foggia, e vogliamo ecco, attraverso la terapia del sorriso portare anche, soprattutto in chi ha bisogno, anche una parola di conforto. E questa è una delle tante iniziative che stiamo intraprendendo e soprattutto ci teniamo anche a promuovere il fascicolo sanitario elettronico, che è anche un'altra occasione che ha a disposizione il cittadino che non lo sa, ed è invece molto importante, perché significa avere un po' la storia clinica di ognuno di noi, è facilmente consultabile non da tutti ma solo dagli operatori del settore sanitario, dal proprio medico curante, dagli specialisti, e quindi avere molte opportunità anche da casa di affacciarsi nel mondo sanitario. Si può prenotare, si possono ricevere a casa anche i referti di visite specialistiche, di analisi e tante altre occasioni. Va bene, grazie direttore. Grazie a voi. Allora, Pablo Neruda, gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima quando ti amo. Quando ti amo, cioè sempre, praticamente. Un bacino. Siamo stati belli, siamo stati... Okay. La signora può scegliere un segnalibro.
Grazie tante, questo siete state buona giornata. Grazie. Ciao. Allora, dopo la frase romantica che ha appena letto, si evince sicuramente che siete degli innamorati, certo? Sì, certo. Da sempre, da quando ci conosciamo. Da quanti anni che state insieme? Da quanti anni? Da 91. Dobbiamo fare un po' di conti, insomma, sì, dal 91. È parecchio. Andiamo verso i 30. E ancora non vi sposate? No, no. Sì, siamo sposati, sì, quindi. Sì, abbiamo anche due ragazzi. Da dove venite? Da qua vicino, da San Nicandro. Ah, da San Nicandro. Quindi come vi sembra questa bella festa? La stiamo scoprendo, è il primo anno che veniamo. È il primo anno, sì, è il primo anno e abbiamo fatto giusto questo breve percorso ancora, quindi... Vedremo ancora. Comunque, sembra bella, sembra già bella. In ogni caso penso che ci ritornerete, vero? Sì, sicuramente. Sicuramente. Sì, sì. Allora, tanti auguri. Grazie, grazie a voi. Abbiamo visto che ci sono molti cuoricini a forma di arance. Sicuramente questi sono inseriti nel progetto Terra Arancia, che è un progetto teso a valorizzare i nostri agrumi. Agrumi che una volta praticamente erano venduti anche nelle lontane Americhe. Purtroppo adesso il mercato per quanto riguarda i nostri agrumi è fermo e quindi praticamente non c'è più diciamo la vendita che c'era una volta. Noi ci auguriamo che questo mercato dei nostri prodotti possa riprendere e diciamo queste sono manifestazioni che intendono appunto promuovere questo tipo di discorso. Voi siete innamorati? Certo. Sì. E da dove venite? Da Porto Potenza Picena. E la signorina pure? Sì. Cioè io sono di qui però viviamo lì. Viviamo. Quindi sei di Vigo? Certo. E praticamente lei è la prima volta che viene qua a vedere? No, sono... Sì, a vedere questa festa è la prima volta. E come la trovi? Bellissimo. Quindi sicuramente avendo il fidanzato pure di Vigo ci ritornerai. Sì, 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 siamo venuti apposta. Va bene. Tanti auguri ragazzi. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Questo San Valentino vi sembra come tutti gli altri anni o vedete qualcosa di diverso? Ma allora il 14 purtroppo la pioggia ha un po' rovinato, sì, la festa, però per fortuna oggi è una bellissima giornata di sole, quindi stiamo approfittando di questa giornata per godere al massimo questa festa. Vedo anche una partecipazione importante, certo. Persone che vengono anche sì, fuori dalla regione, quindi... Siamo pienamente soddisfatti. Quindi è inutile dire che anche l'anno prossimo ci sarete. Sì, insomma. Sicuramente. Forza. Va bene, tanti auguri. Grazie. Siete innamorati, vero? Sì. Da dove venite? A Picena. Da Picena. È la prima volta che venite qua, Vico? No, questo è il secondo anno che veniamo qui. E vi piace questa festa? Sì, sì, è molto bella, molto caratteristica. Quindi probabilmente ci ritornerete pure l'anno prossimo, sì. Certamente. Vabbè, di nuovo tanti auguri. Grazie per il gioco. Alzamento con amore fino a... San Valentino. San Valentino. Allora, i signori vengono da dove? Da Galatone, provincia di Lecce e stai riprendendo, sì. E siamo venuti a festeggiare San Valentino a Vigo. E dopo tanti anni siete ancora innamorati? Come no? So 50 anni che la supporto sotto, però la sopporto sotto. Vabbè, vi sopportate a vicenda. L'amore è anche quello. Amore è anche quello. È una donna che non ce ne sono uguali. No, è uguale. Se siete stati tanto tempo insieme, è normale che sia così. Ci sarò male. Gli ho dato tre gioie che purtroppo uno sta in America. Vabbè, comunque l'importante sì, è che fatica, pure lui. Va bene, vi piace questa festa? Come no? Sì. Ci ritornerete pure sì, negli altri anni? Certo. Speriamo di sì. Vabbè. Se il Signore ci fa campare, ritorniamo. San Valentino noi li vogliamo bene, se no non c'era la... Se no non gli mettevo il nome. A mio figlio Valentino, gliel'ho messo quando... Era il 14 di febbraio. Beh, buona e poi Vico è un buon chi li sa fare i figli dal 14 di febbraio però? Beh, insomma, diciamo che non è una cosa facile farli proprio quel giorno. Beh. Finalmente che c'è qualcuno. Va bene, buona permanenza. Grazie, e buon viaggio. Grazie, ciao. Allora, noi
giorno di San Valentino il vicolo del bacio è una tappa obbligata. Voi da dove venite? Da San Severo. Da San Severo, quindi siete venuti qua esclusivamente per darvi un bacio nel vicolo del bacio, giusto? Perfetto, benissimo, sì, esatto. Quindi siete sempre innamorati come assolutamente sì, da 30 anni. Scommetto che avete anche dei figli, sì. Sì, 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 grandi. Due, un maschio e una femmina. E io spero che questo amore, insomma, si conservi per in sempre. Eterno, in eterno, in eterno. Grazie, grazie tanti mille. Auguri, eh. Grazie. Grazie. I signori sono di Vico, quindi sì. Giocano in sì, casa. Sì, sì, Vico del Gargano. E quindi nonostante state a Vico siete venuti oggi per darvi il bacio nel vicolo del bacio. Certo. Come tutti gli anni. Ma lo guardate anche gli altri giorni o solo oggi? Allora, anche gli altri giorni. L'amore è sempre, tutti i giorni. Tutti non i è giorni. Solo oggi. Tanti auguri. Grazie. Grazie. Cioè, ci sono anche quelle sanguigne sto vedendo, sì, sì. Quindi ci sono tutte le qualità, tutte le qualità. Le qualità di arancia. Ma voi lo fate ogni San Valentino? Questo è il primo anno ed è tra tutto in beneficenza, lo facciamo per la parrocchia di San Marco. Quindi e sta riscuotendo un grande successo. Sì. Perché, è il primo insomma, anno, quindi sicuramente verrà riproposta anche l'anno prossimo. Quindi siete di Vico e avete un'azienda agrumaria qua? Siamo è un pezzo di terra dove di agrumeto poi okay. Del ragazzo qui presente, diciamo che è sempre una cosa lodevole e diciamo esatto. Valorizzare questi prodotti che purtroppo oggi non hanno più il mercato esatto, di una volta esatto. Perché prima addirittura erano esportati in America, e adesso purtroppo i prezzi bassi fanno sì che molte di queste arance vengano addirittura buttate che invece avrebbero bisogno di più, certo, cioè di essere valorizzate ancora di più, anche perché è un prodotto veramente di qualità. D'accordo, grazie ragazzi, grazie e complimenti per l'iniziativa. Grazie, buona giornata. Abbiamo una coppia matura, diciamo, però siete sempre innamorati. Certo, sempre, sempre. Sono da quanto tempo che state insieme? Appena 23 anni. Appena 23 anni. E venite da dove? San Paolo di Civitate. Da San Paolo di Civitate. È il primo anno che venite qua? Sì. Sì, sì, sì. Beh, come vi sembra questa festa? Bellissimo. Caratteristica, molto caratteristica. Sicuramente ci ritornerete. Sì, sì, sicuramente. Sì. Oggi è anche una bella giornata, quindi cioè, abbiamo... Avete no, è molto caratteristico. Sì. Va bene, grazie e tanti auguri. Niente. Arrivederci. Un bellissimo San Valentino, questo 402esimo anniversario. E grazie alla bella giornata è venuta pure tantissima gente dalla provincia. Diciamo che è una bella, e anche dalla regione. È una bella giornata, ma lo è sempre il giorno di San Valentino, perché anche venerdì, anche nonostante il tempo inclemente, c'è stata molta gente che ci ha fatto visita, e diciamo che l'obiettivo dell'amministrazione è stato quello di unire l'evento religioso a quello più turistico e metterli insieme. Quello è l'obiettivo di destagionalizzare, come molti dicono, ma che comunque è necessario per questo territorio che non vive solo di turismo, e quindi è importante puntare su un evento come questo e come quello della Settimana Santa. Certo, va bene, grazie. Siamo con il vice sindaco di Lesina, il signor Primiano Di Mauro. E diciamo che Primiano a Lesina è proprio, cioè pure è il patrono di Lesina, sì. Una bellissima festa, certo. È la prima volta che viene? Sì, che faccio la processione, sono venuto spesso a Vico, qualche volta anche a questa festa.
ma la prima volta che partecipo all'intera processione anche in questa veste, diciamo, istituzionale. Bellissima festa e molto folcloristica, mi sembra sia anche molto sentita, tra l'altro. Sì. Proveremo a fare in modo che ci sia un'aggregazione, nel senso che inviteremo anche alle nostre feste gli altri sindaci, perché secondo me anche dal punto di vista religioso, se riusciamo a far gruppo per essere non più realtà singole ma territoriali, possiamo sicuramente far qualcosa in più e meglio per questo territorio. Certo, ma queste feste, come diceva poc'anzi il sindaco di Vico, sono anche l'occasione per richiamare i turisti che vengono a visitare i nostri paesi. Sono un momento sicuramente di aggregazione, se le abbiniamo a altre situazioni tipo il mercatino tipico, o magari le strutturiamo un po' meglio, ripeto, magari con la partecipazione anche degli altri comuni, sicuramente possiamo fare una bella differenza. Certo, grazie. Grazie a voi. Allora, siamo con il vice sindaco di Zapponita, giovanissimo, 31 anni. 31 anni e ne dimostra anche meno. Ho qualche capello bianco, ce vabbè. L'ho. Allora, diciamo che è la prima volta lei che viene qui a questa bellissima festa. No, in realtà sono 3 anni che partecipo in maniera istituzionale a Vico del Gargano. Poi sono legato in modo particolare a questa terra perché la mia compagna è di Vico del Gargano. Ah, ecco, quindi mi lega un motivo in più per venire per qua. Per venire. Quindi l'amore, mi lega l'amore. Quindi diciamo che è di casa a Vico. Sì. Insomma, come le sembra questa festa? Una bella festa perché ogni anno diventa sempre più attrattiva. Brava l'amministrazione che ha saputo creare un brand per San Valentino che attira appunto, credo, turisti da tutta la regione. Sì, da tutta la regione. Sì, infatti poc'anzi avevamo intervistato proprio dei signori che venivano dalla provincia di Lecce, quindi si sono mossi un po' dappertutto. Dappertutto. Dappertutto, sì. Non può che farmi piacere perché tengo a questa terra per amore, per amicizia e perché è una bellissima cittadina. E quindi, essendo fidanzato a Vico, sicuramente anche il prossimo anno sarà a Vico, insomma. Sicuramente, grazie. Sempre, sempre. Grazie a voi.